Buongiorno a tutti, benvenuti alla 11ª edizione della giornata della protezione civile. Un appuntamento importante, come sempre, e che fa parte di quel momento che al di là dell'emergenza, dell'attività di soccorso, che è sempre un qualcosa di prossimo, rientra nel piano delle previsioni, dell'informazione e della prevenzione. Per cui vedere una così ampia partecipazione è qualcosa per me molto gradita. E ancora molto gradita chiaramente è la presenza di tutti questi giovani, cioè, che hanno portato avanti un ciclo di formazioni grazie anche all'attiva collaborazione della Prefettura di Firenze, rappresentata qui dal suo dirigente, la dottoressa Anna Maria Santoro, alla quale ora lascerò subito il microfono per dire alcune cose. Permettetemi di ringraziare comunque tutte le associazioni di volontariato intervenute, perché al di là della rappresentanza istituzionale, la protezione civile è qualcosa di complesso e fare il sistema è possibile grazie all'aiuto quotidiano di tutti i volontari che sono qui presenti. Un infinito grazie. Interesse? Sì, buongiorno a tutti, io ovviamente sono qua, sono molto contenta innanzitutto perché come dirigente provinciale della protezione civile per me poter avere a che fare in maniera così diretta con questo, col mondo del volontariato, è veramente un mondo meraviglioso che noi utilizziamo spesso per le nostre attività, è fondamentale, quindi vi saluto e vi ringrazio. E poi io faccio anche questa attività, il Comitato Scuola Sicura Insieme, che presiedo, che è veramente un qualcosa che, in cui credo, in cui la Prefettura crede, e tutti gli enti di cui fanno parte si impegnano tantissimo, perché avere la possibilità di entrare con le istituzioni nel mondo della scuola e in un momento storico come questo, dove tutti quanti dobbiamo capire che la cosa più importante è veramente poter crescere nella legalità, in sicurezza, per costruire un futuro sicuramente migliore di quello che stiamo vivendo, è fondamentale. La possibilità poi di avere a che fare con i giovani è qualcosa che sempre è positivo, perché è il modo quasi proprio di, no, di rinnovarsi continuamente. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno partecipato a questa attività, io faccio i complimenti al Comune di Sesto, con cui il sindaco accanto a me è giovanissimo, anche lui, mi fa molto piacere. E perché appunto l'attività che sta svolgendo il Comune di Sesto, sia in materia di protezione civile che per altre tante cose, compreso questa di scuola sicura, è veramente importante. Quindi il fatto di essere qui con il sindaco è per me importante, e così penso anche per voi, e quindi godiamoci questa bella giornata insieme. Complimenti. Un saluto ora dal sindaco, che provvederà chiaramente successivamente a consegnare degli attestati di participazione a quei ragazzi che mi immagino il momento più atteso. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie a chi ha permesso l'organizzazione di questa bella giornata, di questa bella mattinata, quindi la Protezione Civile del Comune di Sesto Fiorentino, ma soprattutto le forze dell'ordine, tutte le associazioni coinvolte nella protezione civile che oggi danno con la loro presenza in piazza la dimostrazione di quanto è importante la collaborazione e la coesistenza di tutte queste realtà per l'attività appunto di protezione civile. Spesso ne parliamo solo, o speriamo di non doverne mai parlare di protezione civile, perché spesso ne parliamo solo quando è successo un disastro, un fatto tragico come il terremoto di qualche settimana fa, di un paio di mesi fa, nelle zone del centro Italia, ma in realtà di protezione civile è importante parlarne, e parlarne nelle scuole come è stato fatto nel progetto per il quale oggi consegniamo gli attestati, perché è fondamentale la prevenzione ed è fondamentale farla grazie alla collaborazione appunto di quelle realtà che dicevo prima, le forze dell'ordine, le tante associazioni del territorio che si impegnano in protezione civile, ma è importante farlo iniziando dalle scuole, iniziando con la formazione e con la sensibilizzazione su questi temi per i quali la prevenzione è fondamentale. E quindi è un piacere per me oggi essere qui, non voglio farla tanto lunga, poi immagino tutti avranno voglia di vedere i vari stand, i vari mezzi che sono qui a disposizione e dimostrazione oggi, e quindi passiamo alla consegna degli attestati alle classi che hanno partecipato al progetto della protezione civile. Sì,
Allora, se siamo d'accordo, chiamiamo un rappresentante per ogni classe, al quale consegniamo gli attestati di tutta la classe. La prima classe che chiamiamo è la sezione A della scuola Radice. Siamo noi, come no? Siete voi? Ecco gli attestati di tutta la classe, se pensate voi che vogliamo. La sezione B, sempre della scuola Radice. Per l'associazione Felicità. La Balducci, sezione A. Poi abbiamo la sezione B, sempre della scuola Balducci. E infine la sezione C della scuola Balducci. Io segno tutti a voi quali date. Sempre scuola Balducci, sezione D. La Fonte, sezione A. Scuola Bortolotti, sezione A. E scuola Bortolotti, sezione B. Scuola San Lorenzo, sezione A. Sempre scuola San Lorenzo, sezione B. Abbiamo la Vittorino da Feltre, sezione A. Ecco a voi. Poi abbiamo la sezione B della scuola Vittorino da Feltre. La scuola Pascoli, sezione A. Scuola Pascoli, sezione A, non presente. Bene, le sezioni non sono state presenti, possono ovviamente in qualsiasi momento venire a ritirarle negli uffici della Protezione Civile o alla Polizia Municipale, insomma nelle strutture del comune. Sì, certo.